squadra di Mister Sevri è stata anche prima in classifica, ha visto sfumare poi il sogno di vincere il campionato proprio nella penultima giornata a beneficio del Nuova Florida. Campionato molto equilibrato quello del girone A. Olympus Olgiata ovviamente è superpotenza come società del calcio a 5 regionale, proverà a portare a casa anche questo titolo, quello dei playoff regionali categoria allievi. Ricordiamo che prima dell'inizio del match verrà osservato un minuto di raccoglimento a causa della scomparsa di uno dei genitori dei ragazzi dell'Olympus Olgiata. Parte fortissimo il Vallerano di Lazzaro, palla di poco alta, cerca Camel Achilli, lo schema perfetto per il colpo di testa del numero 10 Cecchini. Camel Achilli lungo per Cinotti, si gira Cinotti il destro, insistita del Vallerano ancora col di Lazzaro del giudice, pallone che si muove comunque abbastanza rapidamente, corto però qui di Lazzaro, anzi del giudice, allora il pallone è buono. Cecchini per Camel, intercetta Corriere, può involarsi verso la porta, Corriere il destro, la palla è sul fondo, difesa da Fornasier, intanto qui il destro e c'è il palo colpito da Cinotti, davvero molto importante finora Achilli proprio per Cinotti. Cenfi intercetta male e allora c'è il destro e la rete di Cecchini. Achilli bene dalla parte opposta per Di Mario. Achilli sta salendo di tono, l'otto dell'Olympus, Limoncello per la squadra di Aldo Musci che è in vantaggio grazie al gol del capitano numero 10 Cecchini. Ora Achilli da fuori, prova il destro, Bardele per Achilli, Achilli fa tutto benissimo, Achilli sinistro per i biancoverdi, intanto Achilli porta palla per Di Mario e il Vallerano si fa colpevolmente cogliere impreparato. Pochi invece i 99 dell'Olympus. Tanto vediamo questo calcio di punizione con la conclusione del numero 5 dell'Olympus, Mercurio. L'1-2 che non si chiude di poco, poi ancora il sinistro da parte di Mercurio. Per l'Olympus sul pallone Achilli. Prova il destro Achilli, Limoncello respinge. Prova ancora Cecchini, palla che termina sul fondo. Camel blocca il pallone, serve bene. Cecchini, 2 contro 1, Cecchini, prova lui il destro, Limoncello, e pallone pronto a battere questo tiro franco per Panus. Ancora di Lazzaro in mezzo, sorprende quasi Fornasier, riflette sul da farsi, gioco di Suola, la lascia cappellato, male però Camel, intercetta bene palla, all'occasione di servire Cinotti sul secondo palo, Cinotti si gira destro, Limoncello bravissimo e poi perfezionato il disimpegno con un gran tunnel di Del Giudice. Fermato ancora da Camel, Camel 2 contro 1 Olympus, Camel, Camel di punta, Camel sul fondo di Lazzaro, prova a penetrare, non c'è fallo, recupera e va Cecchini, 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 prova il destro, palo e palla che termina sul fondo. Di Mario vince il contrasto con Panus, Di Mario tunnel, grande giocata Di Mario, palo. Cenfi recupera la palla in modo regolare, Bardele che davanti a Limoncello spedisce la sfera sul fondo, ancora cappellato per Di Lazzaro che va via perfettamente, Di Lazzaro gran destro, Vallerano che ora prende un po' di fiducia e prova a crederci, Del Giudice fa fuori un avversario, va via anche al secondo, il destro per l'Olympus che dovrà stare attenta per non mandare in lunetta i ragazzi bianco-blu. Si accetta Del Giudice, adesso deviato a rete, Del Giudice accorcia le distanze, forse commette fallo, Achilli grande giocata, salta un avversario, non il secondo, perde palle all'Olympus, Del Giudice, Del Giudice sinistro ed è rete, rete ancora lui, esplode la curva del Vallerano, ha segnato il numero 7 Xavier Del Giudice. Finisce qui, finisce qui 2-2 tra Vallerano e Olympus, partita che dunque proseguirà, emozioni a non finire al Pala Pestalozzi, vediamo se lo farà di nuovo, parte Panus e la parata di Fornasier a trovare Camel, prova il destro Camel e la grande parata di Ariele Limoncello, la di Lazzaro dentro, Corriere
Lo Schema riesce alla grande, ma è bravissimo Camel. Eccoci pronti al secondo tempo supplementare, che come detto inizia praticamente subito. Palla buona per Cinotti, il destro, rete, rete, Alessandro Cinotti dedica il gol al pubblico e riporta l'Olympus in vantaggio. Tiro libero, dunque non dai soliti 9 metri ma praticamente dai 6 metri. Va Achilli con il destro, Limoncello in calcio d'angolo. Un fallo non dato dall'arbitro, riparte Cappellato, Cappellato, la grande giocata, trova Corriere, Corriere, palo! Clamorosa occasione, perde palla Achilli, Achilli, arriva il triplice fischio dell'arbitro, l'Olympus si laurea campione della categoria allievi regionali, batte un Maidomo Vallerano 3-2.